Secondo Cronache 7,14. Parliamo, il pentimento ti libera. Gloria a Dio, alleluia. Dite assieme a me. Il pentimento davanti a Dio ti libera. E vediamo questo punto, dopo me ne cito altri. Dice così, è un punto che penso che tanti conoscono. Sei il mio popolo, sul quale hai invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie. Io le esaudirò dal cielo. Io, dice il Signore, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. E guarirò il suo paese. Sedetemi. Allora, io dico spesso una verità, perché leggendo le scritture noi capiamo tante cose, il Signore ci apre gli occhi. A Dio non possiamo nascondere niente, perché tutto è come un libro davanti al Signore, la nostra vita. Tanto che un giorno saremmo giudicati dalle cose scritte nei libri. Vuol dire che quando siamo davanti al Signore e Lui ci giudica per delle azioni, non possiamo dire: no Signore, no, non c'ero io a quell'ora, quel giorno, perché Lui aprirà i libri e ci dirà: qui c'è l'ora, come le telecamere, no? Che ci sono, adesso siamo tutti controllati. State attenti pure quando andate al bagno, quando parlate, i cellulari li registrano e tu non puoi dire: non l'ho detto. Ho assistito a cose che io a voi vi sconsiglio, fratelli e sorelle, di fare queste cose, perché perdete la fiducia, perché non è bene, mentre c'è un dialogo familiare, che tu registri e rendi pubblico una cosa intima, familiare, tu tradisci come Giuda i fratelli e le sorelle, che questi stanno lì a dirti delle cose e tu li registri per farli sentire a chi? Il Signore farà così di te un giorno. Quando ti troverai alla sua presenza, Lui ti farà vedere le registrazioni e ti dirà: io ti condanno perché tu hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo, in tale giorno e la tale ora. Allora, se il mio popolo si umilia, ci sono degli esempi che vi voglio portare stasera. Giacomo, capitolo 4 di Giacomo, verso 29, verso 9 e 10, perdono. Dice così: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Verso 9: siate afflitti veramente dentro, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Gloria a Dio. Uno degli esempi subito ampante, ce ne sono tanti che vi cito velocemente, Davide era il re di Israele, aveva peccato di adulterio e di omicidio, perché ha mandato la moglie di Betsheba, ha mandato il marito, in prima fila, proprio appositivamente per farlo ammazzare e prendere quella donna che non era sua, quell'agnello che non era suo, come la Bibbia lo classifica. E ovviamente ha peccato di adulterio, per adulterare e per impossessarsi di questa donna che non era sua, e di omicidio, si è macchiato le mani come Pilato di un omicidio.
Però quando Nata va e gli racconta una parabola, che un uomo aveva tanti agnelli e sono venuti i suoi amici, anziché prendere un agnello del suo gregge, ha preso un agnello di uno solo, che ne aveva uno solo. E Davide si alzò in piedi e disse: quell'uomo che non ha preso il suo agnello, ma ha preso l'agnello dell'altro, l'unico, si alzò in piedi e disse: costui è degno di morte. E Nata, con questa parabola molto corta, semplice, gli ha detto: quel tale sei tu, sei tu quel tale. E da lì nasce la preghiera del Salmo 51. Quando Davide ha sentito questo, non ha detto: no, mica sono il re di Israele, io ti posso fare morire, come ti permetti? No, lì è caduto in ginocchio. Alleluia. Abbi pietà di me, oh Dio! Non se ne rendeva conto, perché il peccato ti ottenebra la mente, ti fa diventare indifferente, con il cuore di pietra. Ma quando è caduto ai piedi del Signore e ha detto: Signore, abbi pietà, purificami, io sarò più puro, più bianco che neve, non togliermi lo Spirito tuo Santo, non togliermi la gioia, in quella preghiera apre il suo cuore e confesso davanti a Dio. Alcuni, quando si fanno l'appello, chi vuole accettare Gesù e chi vuole confessare Gesù, ma non sono solo quelli che non conoscono il Signore che si devono pentire, ma tanti credenti, sì, e aggiungo anche pastori, che vengono di nascosto eppure si mettono sul pulpito a predicare: scendi, mettiti in ginocchio come ha fatto Davide, abbi pietà, Signore, e Dio ti userà, Dio ti rialzerà. Non sarai usato da Dio quando c'è l'orgoglio e la superbia, quando il tuo cuore è una pietra e non è un cuore di carne. Dio è per la riabilitazione, non è per inchiodarli sulla croce quelli che peccano, perché Davide si è inginocchiato, è caduto per terra, digiunato e ha pregato. Dio lo ha rialzato. Sì, amen. E Dio ti rialzerà. Gloria a Dio. Certamente, se uno va già con l'intenzione: io ho tanto pecco, che poi il Signore è pieno di bontà, misericordioso, e mi perdona. Non fare il furbo con Dio. Alleluia, gloria a Dio. Se lui ti ha lavato col sangue dell'agnello, rimane la tua veste pulita. Alleluia. Perché nel cielo non ci entri con la veste macchiata. Non entrano gli adulteri, non entrano i peccatori, non entrano gli idolatri, non entrano i bugiardi. Non ci entrano. Ma pastore, ho dovuto dire una bugia bianca, si sono inventati la bugia. La bugia bianca, nera, gialla e rosa sono bugie davanti a Dio. Non li devi dire, e se l'hai detta, umilmente chiedi perdono e avrai la mano del Signore sulla tua vita, sulla tua famiglia. Se voi vi leggete secondo Corinzi 11, quando si parla della Santa Cena, poi alla fine conclude, perché lui dice di esaminare noi stessi prima di prendere la Santa Cena. Poi dice: per questo alcuni muoiono e sono infermi, perché non discernono il corpo di Cristo, perché abusano dell'amore di Dio. È vero che Dio è amore, è longanime, è pieno di misericordia, è pietoso, lento all'ira e di grande benignità, ma Dio è un giusto giudice. Dio non dà solo le caramelle, ti dà anche la verga quando occorre. Dio castiga quelli che ama. È chiaro? Andiamo avanti con un altro esempio, il figlio il prodigo, per esempio. Nessuno l'aveva mandato via di casa
È lui che ha preso una decisione: io me ne vado dalla casa di padre. E gli ha chiesto: dammi quello che mi appartiene. E il padre gli dà tutto quello che gli apparteneva. Nel capitolo 15 dell'Evangelo di Luca, se volete segnare, nel capitolo 15, dal versetto 18 in poi, c'è questa storia. Però quando si trovò, voi sapete, quando aveva soldi, aveva amici, aveva tutti, gli stavano addosso le mosche. Quando ha finito tutto, era rimasto solo come un cane. Neanche i porci, che sono demoni, gli davano cibo. Tutto abbandonato da tutti. E allora, quando si è visto in quella miseria, ha cominciato a pensare il pentimento. Io vivo in questo stato a casa di mio padre, i miei servi stanno meglio di me e io qui mangio cibo dei porci, dormo fuori come un barbone. Io mi alzerò. Sentite le parole che fa. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Questa è una storia che tutte le volte che io la cito è commovente. Quel padre aspettava suo figlio e quando lo vide da lontano gli corse incontro, e sappiamo la storia, che è una storia meravigliosa, lo abbracciò, lo baciò, e non era il bacio di Giuda, lo ribaciò e disse: questo mio figlio era morto ed è tornato alla vita, era perduto ed è stato ritrovato, facciamo festa perché è tornato a casa. Non vuol dire a volte il fatto che non intendiamo materialmente questa storia, che uno prende la valigia, se ne va, poi torna, e tante persone sono nella chiesa ma sono lontani come il figlio prodigo, sono senza l'affetto di Dio perché vivono una vita di disordine, una vita di ribellione. Quando si viene al Signore, e infatti alcuni sono come le pietre, non si commuovono, potete predicare il più grande messaggio sotto l'unzione, questi sono come le statue. E no, cosa hanno detto i due figlioli sulla strada del Maus quando Gesù gli spiegava e gli diceva: bisognava che il Cristo morisse sulla croce? E loro erano talmente intontiti con la mente che non hanno riconosciuto Gesù. Ma quando poi hanno invitato Gesù e Gesù ha pregato, gli occhi loro si sono aperti anche lì. Allora dice: non bruciava il nostro cuore mentre Gesù ci parlava, il nostro maestro. Eravamo talmente appesantiti, ottenebrati a non riconoscere. Ma hanno riconosciuto Gesù quando hanno visto con gli occhi della fede, come dicevo all'inizio. Così il figlio prodigo è tornato e Dio si aspetta che anche tu, perché il fatto che tu non senti gioia quando si canta, quando si prega, quando si ministra la parola di Dio, che non penetra perché la colpa è tua, tu sei come un pacco incelofato, è come uno che mette l'ombrello sulla testa e l'acqua ti scivola, ma in questo caso togli l'ombrello dell'orgoglio, della superbia, della vanagloria, della carnalità, che Dio ti paga con la sua parola. Quando arriva la parola di Dio, a me mi sento misero, dico: Signore, tu mi hai scelto per predicare, ma mi sento la sua mano su me, perché tratto cose troppo grandi, fratelli e sorelle. Tu. Io non voglio dire che dobbiamo far finta, no, se c'è la presenza di Dio esternala, se non c'è confessa al Signore, c'è qualche impedimento nella tua vita e devi confessare e non uscire fuori da questa porta. Signore, il pastore non sapeva niente, ma tu sapevi, tu sai,
e tu mandi la tua parola perché io mi ravvedo e mi pento adesso. Gloria a Dio, gloria a Dio. Perché non entrerai, se non confessi non entrerai nel regno. E il Signore può chiamarci quando Lui vuole, quando Lui ritiene opportuno. Gloria a Dio, alleluia. Vuoi fare come il pubblicano e il fariseo descritti in Luca 18:13? Il pubblicano e il fariseo entrano nel tempio, solo che il pubblicano, come entra, si mette per terra: oh Signore, abbi pietà di me! E invece il fariseo, chissà che cosa ha combinato quello lì. Giudizio. Se sei venuto qui a giudicare, stattene a casa tua. Se sei venuto qui a cercare il Signore e la presenza di Dio la trovi, e il pentimento lo trovi, e il perdono di Dio lo trovi. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh Signore, io non sono come quello lì, chissà che cosa ha combinato. Ecco, quindi neanche alza la testa, si vede che ha peccato oggi. Tu non sei chiamato a giudicare nessuno, perché col giudizio che giudichi sarai giudicato. Dio non ci ha chiamato a giudicare, ad amarci, a perdonarci gli uni e gli altri, come Lui ci ha perdonati. Dice così la parola. Se no, andatevela a leggere bene la parola di Dio, perché tanti non la leggono diritta, la leggono storta. Abbiamo cantato Zaccheo prima, proprio va giusto, no? Zaccheo era un ladro che approfittava delle tasse che riscuoteva di Roma, e so che alcuni segnano, potete trovarli in Luca 19:8, così almeno ci sono tanti che stanno segnando, quindi vi servirà. Allora Zaccheo voleva vedere Gesù, aveva questo desiderio, Gesù di Nazareth, che aveva sentito parlare, colui che è andato facendo del bene, guarendo i lebbrosi, i ciechi, risuscitando i morti, predicando l'Evangelo, voleva vederlo. C'era il rimorso di coscienza, perché lui non viveva una vita ordinata, era un ladrone, come dite voi, un ladrone. Cioè, se doveva prendere 10, prendeva 20. 10 li dava a Roma e gli altri 10 in saccoccia sua. E quando Gesù arriva sotto quell'albero, lo chiama per nome senza averlo mai visto, perché lui sa tutto di noi. Zaccheo, vieni, scendi giù dall'albero, scendi giù da quella posizione di orgoglio. Oggi vengo ad albergare a casa tua. Gloria a Dio. E Zaccheo, tutto emozionato, arriva, si sente onorato, ma prima che Gesù apre la bocca e parla, lui confessa e si pente. Questo ladrone confessa e gli dice: Signore, se ho rubato, ecco la confessione, io rendo 4 volte tanto, avevo fatto dei calcoli di interesse ovviamente, io restituisco 4 volte tanto e darò la metà dei miei beni ai poveri. Questo vuol dire pentirsi. E non è che dopo quella confessione, dopo quell'incontro a casa di Zaccheo, Zaccheo andava sulla strada a riscuotere le tasse e diceva: tanto è stata solo un po' un'emotività. Zaccheo è cambiato e l'ha fatto con le azioni. Alleluia. Ha dato, ha restituito. Alleluia. E ha dato quello che aveva promesso, la metà. Amen. Perché quelli che si pentono, c'è un risultato, non c'è solo la fede, non è emotività, non sono piangono dalla mattina alla sera ma poi non cambiano mai. Se devi piangere, piangi davvero di pentimento, di dispiacere davanti al Signore per le cose che hai fatto. Il ladrone sulla croce non stava insultando Gesù assieme all'altro ladrone, e gli dicevano: se tu sei figlio di Dio,
come tu ti sei classificato nel capitolo 23 di Luca, verso 40-42. Scendi giù di croce, salva te stesso e salva anche noi. Ma dopo uno di questi ladroni ha detto: lui non ha fatto di mestiere come abbiamo fatto noi il ladrone, lui era Gesù di Nazareth, ha fatto del bene, e ha detto: Signore, ricordati di me, questo è il pentimento vero, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Il Signore gli dice: oggi stesso tu sarai con me nel paradiso, oggi stesso. Perché il Signore conosce il cuore, non possiamo ingannare il Signore, facciamo finta davanti di pentirci e dopo non cambi, continua a camminare una vita di disordine. Basta con la vita, stoppa con la vita il peccato. Su di te non pioverà più acqua se non ti penti veramente davanti al Signore, e parlo di acqua di benedizione. Così vedete la differenza tra Pietro e Giuda. Giuda si andò a pentire, si è pentito davanti al sacerdote, gli ha buttato i 30 sicli d'argento, ma non andò a Gesù. Pietro ha rinnegato il Signore. Questa storia di Pietro che rinnega, Matteo 26, 75, dice che Pietro era stato avvisato da Gesù: il gallo non canta una volta che tu mi rinneghi tre volte. E quando lui ha rinnegato Gesù proprio lì nel cortile dove Gesù era stato arrestato e si scaldava, faceva finta, e una ragazza gli ha detto: ma tu sei uno di quelli, uno dei discepoli. No, io non lo conosco. Una volta, due volte, dopo ha dovuto uscire e piangere amaramente, ma quel pianto era vero, perché dice la parola di Dio che il Signore riabilitò Pietro, perdonò Pietro, a differenza di Giuda che non era andata. Se Giuda andava a Cristo lo perdonava, invece Pietro andò e pianse, si pentì, a differenza di Giuda. Dunque, fratelli e sorelle, il nostro pentimento deve essere un pentimento vero. Se noi leggiamo in Giona 3, 5, si parla del pentimento dei Niniviti. I Niniviti erano 120.000 persone, non erano quattro gatti, ma anche per uno. Gesù, per la donna samaritana, andò al pozzo di Giacobbe, una sola. Ha predicato a migliaia, alle folle, ma ha predicato a una. Perché un'anima vale più di tutto il mondo intero. Che cosa serve all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua, dice il Signore. Ma vediamo questi Niniviti, quando Giona dice: Dio fra 40 giorni distruggerà questa città. Dio l'ha preso proprio da cravattiere e ce l'ha portato lì per forza. Prima si era ribellato di andare lì, come tante volte. Se vuoi venire ad evangelizzare, vuoi che andiamo a trovare un'anima all'ospedale, un fratello, la andiamo ancora, ah no, c'è un sacco da fare, gli telefono. Lo spirito di pigrizia ha preso il tuo cuore, potresti essere tu al posto di quel fratello, e ti farebbe piacere che qualcuno viene lì e ti dà la mano e ti incoraggia, prega, ti dà una parola di incoraggiamento, la parola di Dio. I Niniviti, quando hanno sentito questo messaggio, anche loro, il re ha detto: popolo dei Niniviti, Dio ha mandato un messaggio forte, tra 40 giorni distruggerà tutto il nostro popolo, andiamo in ginocchio, digiuniamo noi e anche le bestie, perché Dio abbia pietà di noi, abbia misericordia. Popolo di Milano e tutto il mondo, pentitevi dei vostri peccati, umiliatevi davanti al Re dei Re, Signore dei Signori, Principe della Pace, Dio potente, Padre eterno. Non davanti a una statua di ferro e di gesso, ma davanti all'Iddio che può tutto.
La nostra terra ancora è stata colpita da terremoto. E quando Dio, loro non conoscono tanto la parola, ci sono anche dei nostri fratelli in quelle zone e noi preghiamo. Ma ricordatevi che sono stati previsti da Dio nel capitolo 24 di Matteo. E Dio manda anche questi eventi degli ultimi tempi, questi segni, perché riconoscono il peccato, invece sono duri, fanno leggi per gli omosessuali e li mettono in televisione. Vergognatevi, ministri, ravvedetevi, governi, ravvedetevi, capi di Stato. Non fate le cose contro Dio, perché Dio vi toglierà di mezzo. Vi toglierà di mezzo. Ravvedetevi e chiedete perdono. Hanno i numeri telefonici dei maghi anziché prendere la parola di Dio e umiliarsi. Vediamo cosa, come andrà il governo. Hai sbagliato, perché Dio ti toglierà da quel posto. Perché mi sentono pure loro. Che Dio abbia pietà e misericordia di tutte le leggi stolte. I ninivite hanno ricevuto il perdono di Dio. Il Signore ha detto: mi piace, io ritiro il giudizio. Dio ha ritirato il giudizio e i niniviti sono stati risparmiati, perché dal re, dal piccolo al più grande, si sono, che cosa stiamo predicando? Non mi dormite per piacere, state svegli, e neanche dormire con gli occhi aperti. State attenti, perché questo messaggio può essere anche un messaggio di giudizio. Non c'è da dormire, fratelli e sorelle. Dormite fra poco quando andate a letto, ma adesso svegli. Cinque minuti è finito. Io, se mi vedete senza la giacca, una volta sono andato a incontrare i pastori e sono andato così perché sudo, sono uno che mi scaldo. E allora a me mi hanno detto: fratello Natale, fratello, all'altro che non era pastore, gli hanno detto pastore perché l'hanno visto bello incravattato, no? Allora mi hanno detto: ma è lui il pastore? Io ho detto: guarda, non, a me non mi interessano questi. Tu lo dovresti capire se sei figlio di Dio, se con chi tu hai a che fare. Non è l'abito, non è la cravatta che ti fa pastore o evangelista, è lo spirito, quello che tu dici, come tu ti esprimi. È lì che tu vieni toccato. Non c'è bisogno di andare col vestito, con la giacca, ma quello che vi dico non credo che vi fa stare tranquilli. Devi fare una cosa davanti al Signore, e io so che il Signore gradisce come ha gradito i Ninivi. Ezechia ha detto il Signore a questo re: metti ordine nella tua vita, perché tu sei un uomo morto. Volete che mi dice così il Signore? No. Tu non ti vuoi pentire, non vuoi riconoscere, vuoi nascondere, camuffare, fai finta di niente, vai in chiesa e fai finta di niente, e poi dentro sei come un sepolcro sbiancato. Basta, smettila di vivere come un ipocrita, togliti la maschera dell'ipocrisia e dici: Signore, è vero quello che dice questo pastore con i capelli bianchi? Ho bisogno che tu mi perdoni adesso, perché mi sento un peso dentro nell'animo, mi sento un rimorso come Zaccheo, sento il rimorso come figlio il prodigo, come il ladrone sulla croce. Devo tornare a te, non sento più la gioia nel mio cuore. Metti ordine nella tua vita. E Dio gli ha prolungato la vita 15 anni perché si è pentito. Vedete, io ne ho scelto alcuni questa sera, sufficienti per dirti: fratello e sorella, io non è che ho informatori che mi dicono: pastore, sai quello lì, fratello, l'abbiamo visto lì, l'abbiamo visto a
c'era un altro, si è andato quella, poi l'abbiamo visto nel bar, è uscito nel bar, è andato nel supermercato, si sono dato un bacio. Io non ascolto queste sciocchezze di amore. Questa è mormorazione, ma io ho lo Spirito Santo che mi informa molto meglio. E quello che vi dico ve lo dico con il mio cuore, non perché qualcuno. Voi sarete giudicati quando fate tutto come dite voi, cisme e mormorazione. Perché non guardi la pagliuzza che c'è nell'occhio tuo, anziché giudicare, tu c'hai la trave e vuoi togliere il pelo. Vai davanti al Signore, pentiti, e vedrai che non giudicherai più con quel giudizio tuo carnale, ma dirai quando un tuo fratello pecca: Signore aiutalo, per favore, che non si perde nelle vie di questo mondo, perdonalo, se è ammalato, se è provato, perdonalo Signore, rialzalo, e il Signore lo fa. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare. Voglio io non le leggo, ma abbiamo una media di 30 richieste di quelli che ci hanno ascoltato, sono quelli che hanno scritto, però io dico a queste persone, la stessa parola che ho dato a questo popolo era anche per voi, e se adesso ti senti, inginocchiati lì nella tua stanza, per favore, perché il peccato ti toglie la pace, ti toglie la gioia come l'aveva tolta Davide. Tu puoi ritornare ad avere il sorriso nel cuore e fuori dentro. Chiudi anche tu i tuoi occhi. Adesso la Chiesa Aurora farà un'intercessione per te. Non ti conosciamo, ma Dio conosce qual è il tuo stato. E Dio ti rialzerà. Dio metterà ordine nella tua vita e nella tua famiglia. Ma inginocchiati lì dove sei, non ti vergognare, di ai tuoi figli, a tuo marito, prendiamoci per mano, preghiamo con la Chiesa Aurora. Alleluia. Anche se non facci il tuo nome, perché sono tanti, però il Signore ti raggiungerà lì dove sei. Braccio del Signore, adesso vogliamo dedicare questo minuto per dirti, e vogliamo pregarti nel nome di Gesù. Tocca queste famiglie che hanno preso, Signore, il loro computer, hanno ascoltato e hanno scritto. Abbi pietà, misericordia, Signore. Cancella ogni peccato che hanno commesso. Se davanti a te si sono inginocchiati adesso, se davanti a te stanno piangendo e ti stanno chiedendo perdono, rialzali, salva di Gesù, distruggi quelle opere di Satana che hanno diviso queste famiglie, nel nome di Gesù tu puoi sanare queste famiglie, aiutali, guarisci questi che sono sul letto di morte, nel nome di Gesù, gridiamo. Quando ho deciso e
tu che mi hai messa questa parola, e qualche modo devi chiedere perdono a te questa sera. Lavalo col sangue di Gesù, rompi ogni catena di debolezza, che non ritorna al monito, non ritorna ancora a ruotarsi nel fango. Sangue di Gesù, Amen. Alleluia.